Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi un nuovo video e come potete vedere dal titolo qui sotto ritorna la rubrica delle uscite letterarie del mese, in questo caso di giugno, perciò non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e partiamo col video. Il 12 giugno uscirà Vertigo di Catherine McKee, secondo volume del libro The Tower, il millesimo piano. The Tower è una torre altissima che svetta nel cielo di Manhattan, lunga 1000 piani, è la torre più futuristica e tecnologica del mondo. Al cui interno si nascondono 5 ragazzi che stanno nascondono dei segreti. In realtà però c'è qualcuno che li sta osservando da tempo e che è mosso da un unico obiettivo, ovvero la vendetta. E in una torre lunga 1000 piani anche un semplice passo falso può determinare una caduta devastante. Io non ho letto il primo volume di quella che dovrebbe essere, se non sbaglio, una duologia, però ce l'ho in lista, quindi non vedo l'ora di recuperarla perché la trama mi incuriosisce davvero tantissimo e molti l'hanno definito un po' alla Gossip Girl, quindi sono veramente molto curiosa. Voi fatemi sapere se l'avete letto e cosa ne pensate. Sempre il 12 giugno invece uscirà La città degli orsi di Frederick Backman, edito dalla Mondadori. La città degli orsi è veramente una città molto piccola e sperduta nei boschi, e se non fosse per il suo enorme lago ghiacciato capace di attirare la gioventù dei dintorni, sarebbe veramente un luogo dimenticato da tutti. La popolazione si trova in fermento, in agitazione, in vista della semifinale della partita degli hockey, quando mai improvvisamente le cose cambieranno in maniera molto drastica. Infatti una ragazzina verrà messa con le spalle al muro e l'eroe della squadra dell'hockey verrà accusato di una colpa veramente orribile. Questa è una trama che mi incuriosisce veramente tantissimo. Mi ha incuriosito il titolo, mi ha incuriosito la copertina, la trama, quindi è secondo me un libro da tenere d'occhio. Il 13 giugno invece uscirà Questo oscuro duetto di Victoria Schwab, edito dalla Giunti, che è il secondo volume della saga iniziata con Questo canto selvaggio. La nostra protagonista è Kate Harper, che non ha assolutamente paura dei mostri, anzi lei li sconfigge e lo sa fare anche bene. Dall'altra parte abbiamo invece August Flynn, un ragazzo che ha un solo compito da svolgere e lo porterà a termine a qualunque costo. La guerra è iniziata e i mostri stanno vincendo. Questa è una saga di cui ho sentito parlare, soprattutto in lingua inglese, e mi incuriosisce veramente tantissimo, quindi voglio iniziarla e spero di riuscire a recuperarla proprio nel 2018. Quindi voi, se l'avete letta, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi è piaciuta. Il 14 giugno invece uscirà Per lanciarsi dalle stelle di Chiara Parente, edito dalla Garzanti. Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che troverai la forza per farne altre. Sono proprio queste le parole che Sole si ritrova nella lettera lasciatagli dalla sua amica partita per un viaggio. Poche righe messe su carta dopo una grossa lite tra le due, la prima lite di tutta la loro vita. Una lite per cui Sole si pentirà per tutta la vita, visto che la sua amica no, da quel viaggio non farà più ritorno. Così lei per 100 giorni affronterà una paura alla volta e così inizierà a scoprire il piacere dell'adrenalina e dell'imprevisto. Però c'è ancora una prova che Sole non è pronta ad affrontare, ovvero quella di confessare il suo amore, l'amore al ragazzo di cui è innamorata da tutta la vita. Questo è un libro che mi ha incuriosito veramente tantissimo per quanto riguarda la trama, perché secondo me potrebbe essere una lettura ricca di speranza, ma soprattutto anche un incitamento a spronare soprattutto i giovani ad affrontare, diciamo, le paure, a non bloccarsi davanti a un ostacolo, quindi ad andare oltre. Quindi secondo me sarà veramente una lettura illuminante. Il
26 giugno uscirà The Emerald Sea di Richelle Mead, terzo volume della saga The Glittering Court. Non so quando verrà portato in Italia, però non credo che passerà moltissimo tempo, perché i primi due volumi sono stati portati a distanza veramente di pochissimo in Italia. In questo volume la nostra protagonista dovrebbe essere, se non sbaglio, Tasmin, e quindi che sarebbe una delle ragazze che fanno appunto parte della corte scintillante. Io, se non vi ricordate, ho recensito i primi due volumi all'interno del canale, quindi vi lascerò i video se volete sapere appunto cosa ne penso. È una saga che non mi ha fatto impazzire, devo dire la verità, soprattutto il primo libro, con lo quale ho avuto un po' di difficoltà, mentre invece il secondo mi è piaciuto molto di più del primo libro. Però comunque tutto sommato è una serie che consiglio, anche se non mi ha fatto proprio impazzire. Quindi voi fatemi sapere se l'avete letto e cosa ne pensate. E per concludere, il 26 giugno uscirà Tempesta di Guerra di Victoria Aveyard, edito dalla Mondadori, ovvero Warstorm, che andrà a concludere la saga iniziata con Regina Rossa. Anche questa è una saga che non ho letto, ma che ho in lista, quindi non vedo l'ora di recuperare. Voi, come sempre, fatemi sapere se l'avete letta e se vi è piaciuta, cosa ne pensate. Bene, questi erano tutti i consigli che ho selezionato per voi nel mese di giugno. Fatemi sapere se c'è qualche titolo che vi ha incuriosito, se c'è qualche libro che stavate attendendo. Come sempre vi lascerò tutti i link dei libri giù in info box, tutte le mie varie informazioni, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!